E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Già lo sapete, subito un pollicione in su ragazzi e ricordatevi anche di iscrivervi al canale perché manca molto 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 poco ai 300.000 iscritti. Oggi un video di Among Us. Abbiamo giocato ovviamente la parte dell'impostore perché ovviamente è la parte diciamo del gioco molto più interessante, più intrigante. E peraltro andrete a notare che abbiamo fatto una double kill in un modo super rischioso che ci è quasi costata la partita, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ovviamente dovete guardare i video per capire bene cosa è successo, ma sono sicura che vi piacerà. Ovviamente ragazzi, come sempre vi ricordo di seguirmi sul mio profilo Instagram, dove comunque vi tengo aggiornati ogni giorno, e vi ricordo anche di seguirmi sul mio profilo di Twitch, dove mi trovate live streaming tutti i giorni. Trovate sempre il link qui sotto in descrizione. Per il resto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video e una buona visione. Cioè non è che... Bravo Dani. Madonna, voglio ammazzare Dani se solo potessi. Con due sempre. Dani ora morirà. Vado a ammazzare Velox. Dove? Punti partenza, Francesco eliminato. Dov'è il corpo? A voi. Corvo, sei mutato. Corvo! Li ho trovati giù dall'acqua. Non può giocare comunque. Hai trovato un corpo o due? Ho trovato Fra. Ok. Per dove? Queste due kill io e Diablo non c'entriamo nulla, eravamo a destra. Eravamo soltanto noi due. Scusate, come no, sai dov'è il corpo? Adesso c'ero anche io con Diablo. Come sto dove il corpo? L'ho visto. Anche io ti sto facendo lo scanner. Ma siete arrivati voi, siete arrivati dopo, all'inizio eravamo soltanto noi due. Corvo, dov'era il corpo che non ho capito? Sotto dall'acqua, timoni dei pirati. Ok, allora Dani e Xella non c'entrano niente, neanche io vedo. Io posso confermare all'inizio che ho visto Dani e un altro, mi sembra in alto a destra, giusto Dani? Sì, eravamo io e Diablo. Ok, poi sono tolte le luci, io però sono andata verso a fare quello del labirinto sotto di voi. A me non mi ha visto nessuno, quindi... Admin era clear e poi niente, basta. Mi hai visto inizio, stai facendo tipo il cono. Ci sono stato tutto il round. Quindi abbiamo solamente però una kill a sinistra. Quindi l'altra non sappiamo dove c***o sia. Voi Velo non l'avete mai visto? A destra non ci siamo corpi. 100-100 due corpi a sinistra. 100-100 sicuro. Sì. Ok. Ho fatto tutto il giro di destra. Vabbè però non è che magari uno ti si è staccato dal gruppo. Cioè non lo possiamo sapere, capito? Io ti posso dire che la parte di lava e di dove ci stanno i battiti cardiaci e quando c'è la porta a sinistra, lì non c'era niente. Lì era vuoto. Ragazzi, non so dalla parte di sotto perché la parte di sotto non l'ho neanche sfiorata. Io ci stavo andando ora, admin. Ah, ok, ok. E lì dentro era crashato. Lì dentro era clear. Quello è lava. Io schipperei per il momento. Comunque, Xella per questo round dovrebbe essere safe. E anche Dani. La ringrazio, amore mio. Vabbè, Diabla, noi due siamo andati direttamente a destra, quindi. Meno male, Corvo ha fatto il report. Ma ha fatto il report mentre che ho fatto la double kick con lui. Meno male, perché se no gli davano subito la colpa. Porca troia. Raga, questa è stata rischiosa. Allora, è stata rischiosa, ma è stata perfetta. Avevo un presentimento che lui volesse fare la kill, però non sapevo quando. Meno male. Ok. Diciamo che Corvo poteva evitare di fare le luci, sinceramente. Se evitava era meglio. Grazie per farmi finire i task, come sempre. Dove, come quando? Dove? Dove? Allora, dove, quando? A parte il fatto che c'erano miliardi di porte chiuse, vi dico il giro che ho fatto. Io sono andato da solo in elettrica. Vi dico il giro, perché hanno levato le luci, sono state rimesse, io sono entrata verso Med, che devo andare a fare la quest delle ampolle, e lì ci stava il corpo del bianco morto. Il corpo fondamentalmente era vicino alle ampolle di Med. Io sono entrata da sinistra e ho trovato il corpo di Dani. Credo di aver visto le porte di destra che si stavano, che qualcuno era o entrato o uscito, quelle dove si fa l'intossicazione. Chi era? C'era qualcuno sicuro? Ero io, Martina, stavo venendo da sotto. Ok, quindi qualcuno l'ho visto per... Probabilmente il killer ha ventato perché da sotto... Se tu venivi da sotto a sopra, sì. Sì, sono andato a fare quello di mettere a posto i geodi, quelli che sono i posti lì. Poi sono andato sopra. E stavo andando verso Med Bay. Comunque, posso dire una cosa? Posso dire soltanto una cosa?
Sì. Ma mi, non no, mi dispiace per niente chi è morto. Vai, divertito. Sì. Quindi che vogliamo? Skippiamo? Dodge, ragazzi. Perché ipoteticamente, se è vero quello che dice Kalo, che veniva da destra, che io effettivamente ho visto le nubi, avrà ventato dal bagno. Perché da sinistra non è uscito. Da sinistra non è uscito perché sono entrata io. Quindi ha per forza ventato ed è rimasto dentro verso tipo la parte della lava. Quasi arrivato al reattore di prima. Ok, infatti stavo per chiedere chi stava dalla parte destra. Io ero il reattore di sinistra. Dipende, in base a dove la kill ti potrei dire chi potrebbe essere stato, ma non sono sicura. Chi è che stava andando a fare il reattore di destra? Perché a destra non c'era ancora nessuno. C'ero io, stavo arrivando io. Ok, Corva stava andando a destra. Io sono andato al reattore di sinistra e ho visto che ci stava Chioedo lì. Poi gli unici che non ho visto sono stati... Io non ho proprio giocato, per questo ho detto... Io sì, non ho visto né il blu e né l'arancione. Gli unici due che non ho visto. Ok, quindi il corpo in elettrica. Ok. Io avevo visto le porte chiuse mentre andavo al coso di sinistra. Ma tu, quando sei andato al reattore di sinistra, uscivi da elettrica o venivi da sotto? Venivo dalla benzina, perché avevo appena finito la task della seconda benzina ed è scattato il reattore, quindi sono andato subito al reattore di sinistra. Ma tu l'hai visto Chioedo, Marti? Io chiedo tutto il game, no? L'ho visto solamente adesso perché hanno fatto il sabotaggio, stavo andando ai reattori di sinistra. Ho visto che era già lì a mettere la mano e allora stavo andando verso la parte di destra. Perché c'era uno di due, c'era scritto. E a me a sto punto mi puzzano Andre e Finestra. Cioè Andre non l'ho proprio visto. E Finestra è l'unico che io... Finestra è pure l'unico che io non ho mai visto il game. Non lo so, comunque sia non si può, cioè questa cosa non si può fare, cioè perché non possiamo sapere, capito? Però l'unico che nessuno di noi ha mai visto è Finestra, quindi potrebbe essere un kill report. È l'unico, sì, perché se al sabotaggio eravamo io e Chioedo a sinistra e Corva stava praticamente a destra. Però tu sì. Marti, da dove venivi? Io da sotto, ma non da sinistra però, venivo da dove fai la, come si chiama, dell'emergency, esci a sinistra e salgo sopra. Quindi non sono salita da sinistra, ma dalla parte centrale. Quindi, okay. quindi Finestra veniva da dove ha trovato il corpo lì. Già. Vuoi che dita? Vabbè, essere, non lo so. Dici che kill report? Potrebbe essere. Sì. Andiamo di lui. Perché mi hai riportato Finestra? Capisco. Vabbè. Chi sono? Non lo so chi era. Chi cazzo era? No. Dai, io non ero. Mannaggia, ragazzi. Marti, te non puoi capire. Non allora, io. Ma mi dispiace troppo che Dani, visto che ero lì e lui cercava di fare destra, sinistra per scappare, era confuso, aveva paura. No, non stavo scappando. Ma se ho visto i pantaloni sporchi di merda, dai. Marti, è presente quando mi hai killato? Avevo detto, ok, Marti è safe. 3 secondi dopo, pam, morto. Ragazzi, per questo video di Among Us è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video di Among Us. E io, ragazzi, vi do un appuntamento a un prossimo video. Ciao ragazzi.